le librerie. No, non così, non così, io me ne vado. Ma dove va? Sì, me ne vado. Ma perché ve ne andate, madame Micella? Il signor Borbone voleva approfittarsi di me. Oh, approfittarsi di voi, voleva dimostrarvi il suo affetto. Sì, affetto, le sue mani avevano ben altro effetto. Mi hanno toccata dappertutto e ora me ne vado. Guardate che se varcate quella soglia farete il più grosso errore della vostra vita e ve ne pentirete per sempre. E perché mai? Voi non siete ricca. No, ma lo vorrei. Ma vedete, senza beni, senza averi, siete in un certo qual modo indifesa, madame Micella. Se invece entraste in possesso di un'eredità... Quale eredità? Ma come non lo sapete, il mio padrone? È moribondo. Ha giorni contati. Ma poco fa sembrava tutt'altro che morente. Una foga, una forza, una voglia di... È condannato al canto del cigno, madame Micella. Davvero? Sì. Oddio, poverino, mi piange il cuore. E forse siete anche un po' pentita di essere stata così brusca con lui. Ma sì, ma lui esagerava con le sue carezze. Ascoltate, se sarete carina con lui... Ma che dovrei fare? Cedere alle sue lusinghe. Ma io sono vergine! E sarebbe un ottimo modo di porvi rimedio, madame. Ascoltate, se lo asseconderete, una parte o tutta la sua eredità potrà diventare vostra. Ve lo garantisco, ma adopererò personalmente. Potete esserne certa. Potrei diventare sua erede. Pensate, tra qualche giorno entrare in possesso di tutti i suoi beni. Beh, questo mi alletta, però... Pensate che renderete un'opera di carità, madame Micella. Rendere felici gli ultimi giorni di un moribondo. Beh, se è proprio un'opera di carità. Ma nient'altro. Però lo faccio solo per questo. Ma certamente, madame Micella, andate a consolare il mio padrone. Questa è la quarta consolazione questa settimana per il mio moribondo padrone. Oh, mamma mia, sei tornata. Santa adorata, dea muta che dai parola ad ogni mortale. Sì. Nessuno, tu non sai fare niente, ma induci tutti i mortali a farti tutto. Tu sei virtù, fama, stima, sai tutto. Chi ti ottiene sarà nobile, prode, onesto, saggio. E quant'altro vorrà, padron mio? Sì, sì, molto meglio. Diventare ricchi per fortuna e nascer saggi per natura. Hai ragione, mio caro Mosca, anche se io mi vanto e godo più per l'astuzia con cui ottengo questi beni che per il gusto di possederli. Io li ottengo in modo non comune, non pratico commercio, non coltivo terre, non ingrasso carne da macello e non ho mulini per il grano e per l'olio, non tratto denari in un banco pubblico e non pratico l'usura. No, padron mio, voi riducete la gente sul lastrico, ma non la fate soffrire. No, questo mi rivolta. E poi voi la vostra ricchezza sapete godervela, certo. Vivete negli agi, non siete a raro e ricompensate lautamente tutti i vostri servi e il vostro servo Mosca. Sì, hai ragione Mosca, e chi si chiama parassita parla per invidia. Davvero. Piano, però. Prendi, ma di mia mano. Avanti. E che altro dovrei fare se non può piacere il mio genio e spassarmela? Non ho moglie né figli, non ho genitori né parenti a cui lasciare i miei beni. Sarà mio erede chi vorrò io. Ecco perché tutti mi reveriscono. Ecco quel
perché attira gente ogni giorno a casa mia. Uomini e donne arrivano con doni e con la speranza che appena io sia morto li nomini i miei eredi. E gareggiano nel portare regali. Portano gioielli, argenteria, monete d'oro. Oh. E io sto al gioco. E piglio, piglio, piglio. Faccio aumentare le loro speranze promettendo a ciascuno la mia esclusiva riconoscenza. Esclusiva? Bussa, non vai a vedere chi è. Non lo riconosco da quella bussa da me. Questo è molto bene, l'avvocato. Ah, allora prendi la mia quattrappa e la mia carretta da notte. Presto, tu vai, intrattienilo un po'. Digli che mi stanno rifacendo il letto. Avanti. Così, così, vai, vai. Così. Allora che novità? Ha portato un vassoio d'argento. Di che grandezza? Enorme, massiccio, d'alto antiquariato. Non c'è da ghignare. Signore, posso farne meno? Quello laggiù nell'andone che cammina avanti e indietro. Avanti e indietro, convinto che questo sarà l'ultimo regalo che gli è toccato farvi. Vedete, padrone, se voi tirate le cuoia oggi, pensate che colpaccio per lui diventerebbe immediatamente un uomo ricco, rispettato, ossequiato, l'uomo ricco, il grande avvocato, l'uomo dotto. Sì, ma prima dovrebbe diventare un uomo dotto. Che problema c'è? Chi è ricco, per forza, è dotto. Prendete un somaro, come me, mettetegli una bella quadrappa di porpora e avrete davanti a voi un dotto maestro. Su, presto, presto, fallo entrare questo avvoltoio, il primo oggi. Padrone, una ducatina d'unguento aglio. Ah, sì, sì, grazie, ma svelto, svelto, non vedo l'ora di entrare in possesso del suo regalo. Padrone mio, di questo, di quello di tanti altri, voi vivrete a lungo per beffarvi di queste erbie. Grazie, mio caro Mosca. Ottimo, ottimo. Vai, 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 vai a scrivere. E adesso a me, tisi, catarro. Cosa succede? Niente, niente, signor mio. Nulla è cambiato. Voi siete sempre il suo favorito e fate bene. Fate bene a conservare la sua benevolenza con visite al mattino e chiari doni e segni del vostro affetto. Signor mio, il signor Voltore è qui. Come? Padrone, il signor Voltore è venuto a farvi visita. Lo ringrazio. E vi ha portato un bel pezzo d'argento antico. Benvenuto. E digli che venga più spesso. Certamente, certamente. Ma cosa dice? Dice, signor mio, che è contento di vedervi e si augura che veniate più spesso. Mosca, Mosca, fallo avvicinare, mi piacerebbe tanto stringergli la mano. Ecco, padrone, il vassoio è qui. Come va la salute, signore? Ti ringrazio, signor Voltore. Ma dove sta il vassoio? Io non ci vedo appena. Ecco. A me dispiace tanto vederlo così afflitto. Mi dispiace che io non sia crepato. Siete troppo generoso. No, signore. Volesse il cielo che invece di questo argento io possa regalarvi salute. E date quel che potete. E io vi ringrazio di questo regalo che dimostra il vostro affetto, che non mancherà di essere ricambiato. E venite più spesso, mi prego. Verrò, signore, verrò. Avete visto come fa? Visto? Sì. State ascolto a quello che vi dico. Io ormai non durerò più tanto. Dio mio, siete voi l'erede. Siete voi. Io sono più di qua che di là, sto per andarmene, salpo per l'altilà. Che pena, signor mio, l'età che brutta cosa, che brutta. Sì, ma senza scusa, ma è sicuro che sono io l'erede designato? Oh, signor mio, ho confermato proprio questa mattina, la ceralacca sul testamento è ancora calda.
Ma che gioia, che gioia! Ma a chi devo io tutto questo? Oh, ma padron mio signore, è tutto merito vostro. No, tu sei modesto e non vuoi ammetterlo. Poi penserò io a ricambiare. Grazie, 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 signore. Il mio padrone ha sempre avuto tanta stima per voi avvocati, così bravi a trovare parole per ogni causa, capaci di giri, di raggiri, di discorsi ingabugliati ma altisonanti, che non fate un passo, ma neanche state fermi se non siete pagati. E lui dice che ogni parola che casca dalla vostra bocca è uno zecchino d'oro. E non devono vedere. No, prendete questo e datevi un'aria da fare. Io dirò che siete passato solo per un saluto. Sì, ma andate. Sei un genio, Mosca. A letto, non fiatate, subito a letto, c'è qui, corpaccio. Allora, vieni, riponi il vasoio. Se n'è andato l'avvoltoio, arriva il cornacchione. Questo è più vecchio, decrepito e sordo di quando non faccia finta il mio padrone. È convinto di scavargli la fossa. Signor Corbaccio, benvenuto! Come sta il tuo padrone? Non sta meglio. Come? Sta meglio? No, signore, non sta meglio. Non sta meglio. E che fa adesso? Sta dormendo. E dorme bene? Male, signore, male. Non ha chiuso occhio da ieri notte. Gli ho portato questa medicina soporifera. Ma lui le medicine non vuole saperne. E perché? L'hanno preparata in mia presenza. Serve solo a fargli prendere sonno. Sì, il sonno eterno. E che lui non si fida dei medici. Ah, sì. E lui dice che i medici sono la peggior malattia che può capitare a un malato. Qui spennano un uomo prima che muoia. Il mio padrone, vedete, proprio non ha voglia di comprarsi la morte. E già, è certo, mi meraviglio. Dica. Signor mio, sapete come va la sua professia? No, per carità, hai fatto bene a ricordarmelo. E come va la sua poplessia? Altissima, ha gli occhi sbarrati, non trova le parole, c'ha la faccia tutta più scarna di prima. Come? Più in forma di prima? Signora, più scarna di prima. Ha la bocca sempre spalancata, sì. E le palpebre che gli cascano. Bene, come un pezzo di ghiaccio, tutto irrigidito, tutto con le cinture. Oh, benone! Il cuscio si sente bene. Altri buoni sintomi! Non c'è dubbio che morirà presto. Dal cervello. Come? Non ha cervello? Dal cervello. Ma non urlate, non sono mica forma! Dal cervello gli cola tutto un sudore freddo. Tutto un sudore freddo e dagli occhi un catarro. Che meraviglia! Certamente morirà presto! Senti, qui ha fatto il testamento? Che cosa mi ha lasciato? Niente, signore, niente testamento. Niente? No. Ah, no, No, signore, niente testamento. Non ha fatto testamento per niente. E che ci faceva qui, Voltore l'avvocato? Ha saputo che il mio padrone voleva fare testamento. Ed è venuto a trovarlo, e mi pareva. Mi ha anche portato quel bel vassoio d'argento. Per farsi nominare suo erede. Lo so io. Signore. Ma anche io so come fare. Sì. Gli ho portato questa borsa di zecchini d'oro che fanno impallidire il suo argento. Vedi? Questa è una bellissima.
trovato, signore! Appena appena si rimette dall'attacco, gli mostro la borsa e gli dico di fare testamento che nomini voi erede universale, signore! Bene! Ma ascoltate, c'è un'altra cosa che dovreste fare. Ascoltate bene! Vi ascolto! Dovreste... Volete che faccio quello che dico voi? Certamente! Va bene, allora non lo farò, non farò! Dovreste andare a casa vostra, sedervi, E stendere un testamento che nomini come unico erede il mio padrone. E che faccio? È disarato mio figlio? No, ma no, perché il mio padrone quando vedrà che voi, pur avendo un figlio, e che figlio? Avete scelto di nominare lui come erede universale, sarà così colpito dal segno del vostro affetto che per riconoscenza può... Nominerà me come erede universale! Bravo, bravo padrone! E non avrete fatto del bene solo per voi? Ma mille volte di più a mio figlio! Bravissimo, esatto, signor mio! Allora vado subito a casa a fare il necessario! Come? E dico che sarete premiato, signor mio! Ah, bene, bene! Vado, vado subito! Oddio, ti sento scoppiare! Signor mio, frenate questo fiume di risate! Ma non posso trattenermi, canaglia! La maniera come hai parlato, sei stato un maestro! Signor mio, io non faccio che seguire le vostre istruzioni! Mi inganno un po' con le parole! È come se prendessi una carota e la mettessi davanti al muso di un somaro! Poi, poi li cazzo, signor mio! Ma bussa di nuovo! Sarò chi è oggi un terzo! Questo è Corvino, il mercante napoletano. Elegantone! Allora, morto. Oh, sì. Oh, grazie, caro Mosca. Presto, presto. Vedrete questo? Oh, signor Corvino, che se sapeste che giorno oggi per voi. E perché? E che cosa? Che c'è? Ci siamo finalmente! Morto? Morto no, ma come se lo fosse! Non mi conosce più nessuno! Allora io adesso che faccio? Perché signore? Avevo portato qua con me una perla! Ma forse gli resta giusto la memoria per riconoscermi! Il vostro nome è sempre sulle sue labbra. Ma è orientale la perla. È la più bella che si sia mai vista a Venezia. Signor Corvino. Mi chiama. Signor Corvino. Ma costretevi, dategliela. Signor padrone, signor Corvino è qua. E va portato una perla preziosa. Come state, signore? Che di 24 carati. Non capisce più niente l'udito, se n'è andato, ma è così contento di vedermi. Mi è contento di vedermi. E digli pure che oltre la perla ho portato un bel diamante. Ma ha perso, c'ha tutto meno senso che il tatto è l'unico che gli resta. Metteteglielo in mano, dateglielo in mano, dateglielo in mano. Tenete, signore, guarda. Guarda come la tiene stretta, guarda come la tiene stretta. Però, guarda. Però fa pena, povero uomo. Signor Corvino, la pena dell'erede si trasforma in gioia. Allora sono io l'erede? Non posso dirvi niente finché non è morto, non posso farvi vedere il testamento. Ma è venuto con faccio, è venuto Voltore, e sono venuti tanti altri. Tutti volevano il legato testamentario. Mi pareva!